Benvenuti ad una nuova puntata di Nivella 2000. Il corretto è immancabile, mannaggia alla regia. Questi applausi che ancora mi fanno arrossire, pensate un po', che bello. Allora ragazzi, siamo in diretta come di consueto sia su Twitch che su Facebook, quindi commentate questa diretta perché oggi tratterò un tema che a me sta molto a cuore per chi ci segue da tanto tempo. Insomma, perché bisogna per forza mettere delle etichette alle cose, soprattutto quando si parla di musica. Alfred, a te piace la musica dance? Da sempre. All'inizio da ragazzino ripudiavo perché dovevo fare il metallaro alternativo, ovviamente. Certo. Però poi in realtà dentro tutti noi, chi è che non ama la dance? Nessuno, è impossibile non amare la dance. Impossibile, bravo. E io quest'oggi ho, in realtà lo dico, l'ho detto anche nelle storie che ho condiviso, li ho un po' stalkerizzati, in bene, spero almeno, perché io vado alle loro serate, li ascolto da quando ero ragazzina, adoro ciò che hanno fatto, featuring, stavo prima della diretta, poco fa stavamo ascoltando L'Erba del Diablo, un featuring con i Club Dogo e Max Pezzali, quindi sono con noi quest'oggi a Nivella 2000 per parlare del perché no alla dance per noi rocchettari, Datura! Ciao! Ciao Ciro, ciao Stefano! Ciao! Grazie nuovamente per aver accettato l'invito. Allora, io ho scelto voi, come vi dicevo, a telecamere spente perché rappresentate ciò che secondo me ciò che dovrebbe essere la cultura, la subcultura musicale. Infatti Stefano, tu mi dicevi solo in Italia è così. La cosa bella è che voi, Ciro, tu avevi questa band punk rock, quindi una cosa qualche annetto fa, appunto. Ma io non voglio, perché poi ti chiederò se suoni ancora chitarra, se suoni ancora gli strumenti, ma volevo intanto ringraziarvi per quello che voi avete fatto nei vostri più di 30 anni di carriera, davvero. Ringrazio quel 1991 che ha reso i Datura un progetto reale, quindi vi chiedo... Questo è più recente. Ho scelto delle foto un po' a hardcore, questa la adoro, bellissima. Avevo trovato anche una foto con Gigi D'Agostino, però c'eri tu, Ciro, con gli occhi chiusi e quindi non l'ho messa. Quindi non l'ho messa, ma era veramente, veramente bella. Allora, avevo un piccolo quella foto, si chiama D'Agostura, bellissima. Cattai io a Ciro Gigi che facevamo cose. Bellissimo. Tra l'altro, io mi piacerebbe partire dal chiedervi come si fa a fare quello che fate in quel modo lì, ma partiamo dalla prima domanda che volevo farvi, che è: come è avvenuto il passaggio tra il punk rock e l'italo disco? Guarda, è successa per me personalmente, che venivo da quel mondo lì, no? Sì. Succede che verso la fine degli anni Ottanta mi ero un po' perso con i Gas Nevada, non avevo più gli stimoli della ricerca musicale, è diventato un genere musicale fermo lì. E fino a quando una sera in discoteca, sono andato in una discoteca in un club a Modena, e ho sentito French Kiss di Lee Lewis. In quel momento, quando c'era sulla pista, mi sono chiesto: ma che cosa mi sto perdendo io? Sono tornato a casa, ho riflettuto un po', poi dopo avevo già conosciuto Stefano, perché facevo io il chitarrista e lui il tastierista dei Righieri in tournée, e da lì a breve ho venduto amplificatore, distorsore, e ho comprato una tastiera, un sequencer, e poi ho cominciato a interessarmi esclusivamente al mondo dell'elettronica. Comunque avevo già in qualche modo percorso per i Gas Nevada, però fu proprio il momento perché la rivoluzione che fece il punk, che permise a tutti di suonare senza saper suonare, bastava fare quattro accordi, Ramones, Sex Pistols, sì, erano questo esempio. Con l'avvento dell'house succede una cosa ancora più grande: chi non ha nozioni musicali, i DJ diventano produttori e fanno musica. Certo. E cambiò quel mondo che si aprì, era una rivoluzione formidabile.
Sì, anche perché insomma l'evoluzione, secondo me, io lo dico sempre da quando faccio radio, l'evoluzione della new wave non poteva che essere la dance, cioè non poteva che essere nella dance, secondo me. Non, questo non te lo so dire, perché comunque la techno nasce a Detroit con dei suoni fatti da artisti neri. La techno, i padri della techno in Europa sono comunque Kraftwerk, tutti gli effetti, l'elettronica tedesca. Per cui non so quanto la new wave, anche la new wave è comunque figlia di quel mondo lì, in qualche modo, capito? La stessa new wave che è figlia dell'elettronica tedesca, che fa. Ah, qua quanto, i poveri Kraftwerk quanto sono stati campionati. Madonna. Con Trans Europe Express come groove. Mamma mia. Tra l'altro, Computer Love è stata usata anche dai Coldplay. C'è quel. Io ho vinto un sacco di scommesse grazie a questa cosa. E quindi mi ricordo un vostro rifacimento dei Visage, se non sbaglio, vero? Vero? Ma non avete fatto tantissime, chiamiamole cover, anche se nel mondo della dance non so come si chiamano. Si chiamano cover. Sempre cover, no, perché ho paura a sbagliare, perché sai che, sapete che nel rock e nel metal se sbagli è un attimo, ti sparano in diretta, invece, quindi ho paura a usare termini sbagliati. Qualche oltranzista anche nei nostri mondi, però noi siamo tolleranti. Anche a te ti posso contestare, Italo Disco te lo contesto io, sì. Però sì, no, ma tu Stefano contesta quello che vuoi, anzi è la contestazione. No, voglio dire, la cosa che hai detto a proposito del, mi sono dimenticato di cosa stavamo parlando, perché volevo dire poi un'altra cosa a proposito della techno, perché aveva cominciato Ciro. No, stavamo parlando delle cover, però ma una fu strana, perché chiamammo il cantante originale, ormai libero da Vinco, cioè Steve Strange, buonanima perché ci ha lasciato qualche anno fa, e lui venne a ricantare la hit dell'81 nel 94. Che sembrava passato un'era geologica, in realtà erano passati solo 13 anni, sì. Ma ci sembrava una cosa d'altri tempi, forse perché quando uscì Fetture eravamo giovani, ce la godevamo da giovani, certo. E non più da lì, eravamo già produttori adulti, certo. E l'altra esperienza invece fu una cosa minore che facemmo, perché ce la commissionarono per un disco di cover fatto da artisti, da produttori, diciamo, dance di quel periodo, che era Formia to Eternity, sì, di Giorgio Moroder, e finì in una compilation dell'allora esistente Polygram. Mamma mia, ci lavorava Roberto Grillo, che è lavora ancora oggi a Rock and Roll Radio, e ogni volta, infatti, quando ha letto dell'intervista mi ha detto: ma sai, alla Polygram ci sono passati anche i Datura, quindi tutto torna, vedi. Comunque è una cosa molto legata, visto che parli di UE, legata, sì, a quel mondo lì, fu quando stavamo facendo l'album noi, no? E decidemmo di facciamo una cover, qual è la cover? Tutti d'accordo a fare quel brano che sentivamo molto più vicino di tanti altri, che era quello di Steve Springs, che poi erano gli altri che l'avevano fatto, e lui aveva fatto il cantante. Certo, ma avete mai pensato, cioè oggi, ci avete pensato a una cover? Cioè se c'è un artista moderno che... No. Però subito dopo quell'esperienza, contattando, all'epoca non è che scrivevi sui social, così, certo, dovevi trovare un manager in America, di Berg, che ti contattasse l'artista. Contattammo David Byrne per fare Road to Nowhere, che secondo noi era bellissima da fare, però ci mandò un bel fax dove ci ringraziava tantissimo, però non poteva perché aveva impegni, quindi accantonammo. No, quindi basta. Da lì basta. Il fax l'ha detto osservato. Da lì basta. E invece, come ovviamente sto sforando con le domande, come avevo già annunciato a Ciro, invece volevo chiedervi: com'è stato collaborare? Com'è nata la collaborazione con i Club Dogo? Due mondi anche lì che sembrano diversi, ma in realtà poi. È venuto Jack La Furia a pescarci una sera in discoteca. In un club, appunto. Al Tokyo da Milano. Amava la nostra serata di 90, era un grande appassionato.
Vedi, allora io come Jake la Furia ho fatto la stessa cosa, perché avrei voluto fermare durante i vostri DJ set, appunto, però mi è sembrato un po' più professionale scrivervi e quindi ho fatto come Jake la Furia, ma un po' più timida, perché è così che nascono le migliori collaborazioni. Quindi io, a me è piaciuto molto quel singolo, mi è piaciuto tantissimo anche la voce di Max Pezzali, che è stata aggiunta dopo, perché la prima non era cantata da lì, poi dopo l'hanno rieditata con la voce di Max. Bella, molto bella. Ma a proposito di stili che si fondono, no? Come il vostro con i Club Dogo, quindi la dance con il rap e quant'altro, volevo chiedervi perché secondo voi una cosa esclude l'altra, cioè perché chi ascolta rock o metal non può, secondo delle etichette, ascoltare la dance? Questa cosa mi fa sempre arrabbiare. Vai Stefano, vado io. Continua il discorso. Tanto... non lo so, secondo me le ragioni sono il nostro italico modo di pensare, il campanilismo, no? Come la canzone che cantava Carboni, io sono troppo bolognese, così. Beh, noi abbiamo questo in testa. In Toscana addirittura si picchiano a distanza di 10 km, ancora oggi fanno il palio a Siena, stessa città, e si menano come fabbri per poi finire a ubriacarsi insieme. La mentalità è un po' questa, un po' competitiva, anche legata alle forme artistiche. E tu, ad esempio, che parlavamo delle serate, qui sei intervenuta specificatamente alla serata che noi facciamo ormai da 13 anni al Circo Magnolia di Milano, quella è una serata strana, perché chi viene lì è comunque legato a un ambiente un po' rock, che il Magnolia è un ambientatore di quel tipo, però viene lì a liberarsi in quelle tre ore dai pregiudizi, hai capito, e a pogare anche su altro. Vero. Verissimo, io ne sono testimone. E io, tra l'altro, poi vengo con un gruppo di amici con i quali lavoro nel mondo del rock e del metal, e con il quale esco solitamente nei locali rock e metal, perché comunque siamo, io lo dico sempre, siamo tutti figli di quegli anni, di quel, non lo so, io quando, cioè, secondo me è proprio un modo per staccare, ma non perché la musica dance sia più leggera, attenzione, perché non è affatto così, perché poi quando fai questo discorso mi sono sentita spesso dire dai miei colleghi però tu lo dici perché sì, perché sono quattro note. No, non è vero, non è così. Infatti vi chiederò anche com'è il ciclo compositivo, anzi ve lo chiedo già, com'è il ciclo compositivo di un brano, di una traccia dance? Difficile questa, lo so. No, esattamente come qualunque ciclo compositivo di una canzone, cercando di stare ovviamente dentro i parametri che sono quelli per poter suonare il brano in discoteca, che possa avere un impatto sulla pista, però alla fine è importante la melodia, è importante la ritmica, sono importanti i suoni. Volevo fare un passo indietro per completare la questione delle tifoserie, perché io secondo me è proprio una roba di tifoseria da calcio questa qua, le squadre, capito, contro le altre squadre, mentre invece la musica, gli ultras, tristissimo, è puro divertimento, cioè la cosa di dire mi fa schifo, è musica di merda, è insensato, mi piace oppure non mi piace, tutto qua, cioè la musica tocca emozioni, sentimenti, divertimento, tocca comunque delle corde che non hanno nulla a che vedere con la tifoseria del calcio, gli ultra ovviamente, ma tipo, però insomma, credo questo è. Tornando lì invece, tornando al discorso di prima, è esattamente così, comporre un brano che possa essere intanto piacere a te e poi avere un impatto a livello di gradimento sul pubblico. Certo. Non, secondo me è molto difficile, perché ma comunque Niva, non c'è uno schema, delle volte parti da un groove, delle volte parti da una melodia, delle volte parti da un suono, cioè da lì poi, cioè, capito, rimescoli, come l'hai chiamato tu, il ciclo compositivo, non c'è uno schema, perché se fai lo schema dopo diventi schematico. Sì. No, devo dire che voi non è cioè una traccia non è simile all'altra, parte ovviamente il vostro nome che è riconoscibilissimo, ma ogni traccia è comunque diversa dall'altra, quindi anche questo mi piace un sacco, perché avete sperimentato
praticamente nella dance come nel metal. Altra, secondo me, similitudine che c'è è che ci sono tantissimi sottogeneri e voi ne avete toccati davvero tantissimi in questi vostri 30 anni di carriera, e questa è una cosa, secondo me, che vi fa onore ed è la cosa che appunto io apprezzo di più anche nel metal, ma soprattutto nella dance. Mi piace un sacco perché toccando tanti generi riuscite a portare in ambientazioni diverse, no? Poi voi ho idea che avete girato davvero tanto il mondo, quindi questa cosa, le influenze, ma sai, girare il mondo poi io intendo anche con influenze musicali, perché io il mondo l'ho girato, non ho fatto chissà quali viaggi, ma con tanta musica. Io parto dal trip hop al black metal alla dance, quindi grazie alla musica ho fatto tanti viaggi e io ho l'impressione che per voi sia stato così. In qualche modo lo è stato, però quello che ti raccontava prima Ciro della fascinazione che stava succedendo, una rivoluzione che avrebbe cancellato il passato ed è stata l'ultima grande rivoluzione della musica, quindi a cavallo fra 80 e 90 l'abbiamo avuto insieme. Aggiungo una cosa a quella che diceva Ciro sul racconto di Lee Lewis e di French Kiss. Noi approfittiamo anche di una pazzia che fece il nostro amico Jones a Righeira, perché nell'89, che era la seconda tournée che facevamo assieme, decise, anche lui fulminato da quello che stava arrivando a livello di sound, di riarrangiare tutto il concerto dei Righeira, da fare nelle piazze house. Veramente, poi quando sentivo, hai capito, la 909 invece della base classica di Downs alla Playa, soprattutto nelle piazze del sud, rimaneva un po'. Però è un pazzo creativo, capito? Affrontò e noi andammo dietro, e da lì fu un'esperienza che poi ci portò a produrre insieme dopo poco tempo. Ci siamo detti quello che in tanti si dicono i turnisti, proviamo a fare cose assieme, eccetera eccetera. Noi abbiamo provato e al secondo, terzo tentativo, non ricordo, siamo riusciti a creare una situazione che funzionava, e quindi siamo andati avanti. Siamo ancora qua. Meno male, ma meno male. Infatti, tra l'altro, Stefano, hai preceduto una delle domande che volevo farti, perché ti volevo proprio chiedere quando è stato il momento in cui anche tu hai detto ok, ho voglia di cambiamento, ho voglia di cambiare mood, e me ne hai già risposto, quindi. Io tra l'altro negli anni 80, io a differenza di Ciro, che avevo un progetto più artistico, suona bene, facevo il turnista, per cui andavo in tournée con quello, andavo con l'altro, lavoravo negli studi, eccetera. Ma era un gran fighetto, ascoltava la cosa più commerciale, ascoltavo era la Malfagen, hai capito? Non mi piaceva niente. Certo. E invece lì, a un certo punto, ho capito, questa roba che sta arrivando è la mia. Certo. Perché adesso parlo di dance, in realtà lì la questione era molto, molto più complessa. Arrivava dagli Stati Uniti, arrivava house, e arrivava techno, ma quella techno di nicchia di Detroit, quella di Derek May, che sembra house ma non lo è concettualmente. Qua in Europa si veniva dal new beat, che era quella new wave elettronica esagerata che andava in Belgio e a Ibiza, capito? E poi si svilupparono tanti generi, capito? Noi siamo stati fortunatissimi a avere, diciamo, il nostro impatto in quegli anni in cui con la musica underground si andava in classifica. Perché Erba del Diablo non è una traccia commerciale, lo diventa, ma è una traccia underground, una traccia trance, ante litteram, perché non c'era ancora il concetto codificato in musica trance. Noi l'abbiamo fatta senza sapere bene il perché, e ce l'hanno anche riconosciuto, peraltro. E poi, ad esempio, che è una cosa, secondo me, che era bellissima, escono delle tracce techno, non trance, proprio techno, quelle cattive, che sono il punk 2.0, anche nei contenuti, perché sono distruttive. Cioè, magari la cassa distorta, quando arrivano quei belgi che cantano James Brown is dead, cosa c'è di più punk? Oppure Uis Elvis, c'è stato un periodo che usciva ste robe, erano punk, super punk di secretario. E Ciro, che l'aveva assai frequentato il punk, lo percepiva perfettamente. Ma voglio dire una cosa divertente, anche indicativa del periodo creativo di cui parlava Stefano. Noi facevamo all'inizio i grandi successi, diciamo i primi grandi successi li abbiamo fatti in uno studio che era la stanza della sua casa, no? E quando mixavamo staccavamo il frigo, perché se no entrava la cinquanta. Bellissimo. Un nastro, ovviamente parliamo di nastro, perché noi facevamo tutto. Cioè, quindi in un style è stato creato praticamente in una stanzetta? Fino a tutto l'album. Noi, il primo brano che abbiamo prodotto fuori in un studio, proprio attrezzato studio vero,
è stato Infinity con gli amici Usura nel 95. Fino a quel momento noi facevamo le cose, mi ricordo che quando venivano i discografici delle major e venivano a vedere lo studio, che ci commissionavano i remix, venivano negli studi e rimanevano un po' era molto un periodo veramente grande creatività con pochi mezzi. Adesso sarebbe possibile fare cose come allora, però dopo la metà degli anni 90 dopo è cambiato tutto. Sì, sai. Dopo sono arrivate le superproduzioni, le major si sono accorte che c'era un grande business sul mondo del club, sulla musica discoteca, e dopo sono arrivate e cambiato un po' tutto. E voi vi piace questo cambiamento o si può dire che era meglio prima, no? La frase standard. Dalla nostra età era sempre meglio prima, perché sì, non c'è più la musica dei miei tempi. Ormai sono tanto, però c'è stato un momento della nostra carriera che abbiamo deciso di voler diventare DJ. E questa cosa non è stata, per fare un problema, penso anche Stefano, non è stata proprio semplice subito, perché tu dovevi, noi pensavamo fino a quel momento la musica in 3 minuti. Adesso, facendo DJ, tu devi pensare la musica in 1 ora, 2 ore, 3 ore, perché è un discorso, no, che devi fare. Questa è stata una cosa che a me personalmente mi ha un po' più affaticato, però è stato molto bello, perché a noi ci ha ridato nuova linfa, capito? Certo. Nuova curiosità, era un modo diverso di porsi. E sono passati ormai 20 anni. Adesso sì, direi. C'è stato nel 2017, no, nel 2007. 2006, 2005, sì. Abbiamo cominciato a considerare che sono quasi 20 anni. Però siamo diventati dopo, hai capito? Prima facevamo i musicisti. Però è una sensibilità completamente diversa. Noi siamo stati bravi, secondo me, entrambi, perché abbiamo fatto tutto assieme a metterci in discussione. Sì, capito? Sì. La spocchia del musicista che affronta il mestiere del genere, dice: non, questi non suonano, questi mettono i dischi. No, noi siamo messi in discussione, abbiamo cercato di capire. Noi siamo dei musicisti che dicono che i DJ suonano. È vero. E se lo diciamo noi. È vero, infatti, no, voi ne siete la prova lampante. Cioè. Fastidio dei musicisti di sentire. Cosa suona il DJ stasera? Come? Scusami Ciro, non ho sentito. Dice molto un certo mondo di musicisti quando sento parlare di il DJ che suona, però il DJ suona veramente. Ma infatti io mi sono avvicinata al mondo dei DJ set, anzi della selector, perché poi appunto anch'io tutte le volte quando dico suono a, per dire, le headbangers, no, non suoni perché tu metti musica, ok, faccio la selector, va bene, mettiamola così, perché non sono brava come voi, io anche perché nel metal non c'è gusto a fare quello che voi fate nei vostri DJ set, almeno io ancora, forse non ho ancora le vostre capacità e ci vogliono ancora un bel po' di anni di esperienza. Sicuramente noi stiamo avanzati del fatto che possiamo, come dire, miscelare meglio le tracce, perché non abbiamo un continuo salto di 20 punti di BPM come invece tu hai. Però ricordati che quella è la cosa meno importante. La cosa più importante è, cambiando brano, l'emozione che tu riesci a creare. È uno che parla, che fa un discorso. Se è noioso, la gente si distrae e se ne va. Se è interessante, estremamente interessante, rimane bocca aperta. Vero. Infatti io creo dei viaggi, no? Io lo dico sempre, anche perché sono stata fortunata, perché ho iniziato con la radio e poi diciamo che i DJ set sono un lavoro che faccio perché appunto mi piace creare dei viaggi con la musica che seleziono, e magari a volte oso anche un po' perché metto dei brani che non sono prettamente mainstream, ma è bello, come dicevi tu Stefano, è quello il bello, no? Cioè emozionare, perché è importantissimo, è sottovalutato il fatto, il ruolo di un DJ. Tutto lì. Noi credo che abbiamo imparato recentemente, e se no, cioè io l'altra sera a Magnolia, sabato questo, Ciro il mese scorso, non stai lì 3 ore con la gente che sta tutta lì in transenna fino alla fine, cioè se rompi le balle dopo un po' si annoiano, vanno di là, vanno a bere, è normale che sia così, invece lì è un concerto.
Ti do conferma, perché appunto, a parte l'acufene, tutte le volte per colpa vostra faccio tardissimo. Non di lato. Stai col tweet. No, io proprio di lato. Sì, io ti giuro. No, guarda, è stato proprio una, ho detto stasera vado e sto sotto cassa. Lo faccio tutte le volte acufene. Adesso metterò i tappini, ma per forza sotto cassa. E in più per colpa vostra, dicevo, faccio le 5, cosa che non faccio mai neanche quando lavoro, e quindi la mattina, il giorno dopo, sono catafratta, ma felice, perdo sempre quel chilo e mezzo grazie a voi, che veramente create non un viaggio di più, quindi grazie, continuate a farlo. Anche al Bobino so che fate delle serate sempre tutte le settimane. No, Bobino è un bellissimo posto, praticamente la nostra residenza. Sì, noi siamo lì tutte le settimane, anche questa cosa è incredibile, tutte le settimane facciamo, prepariamo un set sempre diverso, che... questo è il segreto, no? Sì. Sì. Tu la fai fatica a dire adesso mette quello, no. E quindi sono le 11:40, no, anche perché non ci divertiremo, se no, se fai così se diventa un lavoro che perde il momento creativo, diventa terribile, vero. Ti avrebbe fatto piacere sabato scorso, che a un certo punto ho spiazzato tutti, perché a un certo punto in mezzo a un Gigi Dag, a non so, un Datura e non so cos'altro, ci ho messo Basket Case. Wow. Ma i Green Day funzionano sempre, i Green Day sono il passepartout. Ah, ma però rompi un flusso, cioè gli ho dato un po' di riposo, perché li ho tolti, hai capito, da una pesteria con la cassa in quattro, li ho fatti svagare un po' e poi ho ricominciato a pestarli. Bellissimo. Io quando mettete Will Be One durante i vostri DJ set impazzisco, perché è come quando vai al concerto, che ne so, mi viene in mente dei Metallica e ti fanno, che ne so, Master of Puppets, no? Quindi quando io vengo alle vostre serate e vi mettete Will Be One, basta, io impazzisco. Ci sono i miei amici, mi vanno e mi dicono: tu sei pazzo. Sì, è vero, ma per una giusta causa. Quindi siete delle rockstar anche voi, un po', possiamo dirlo? Sì, dai, sì, un po' sì. Per me lo siete. Noi... Racconto l'aneddoto. Una volta andavamo alla stazione dei carabinieri di Borgo Panigale a Bologna, perché eravamo studiolito, c'era successo che un personale romano. Allora il brigadiere, il maresciallo, ma ci aveva rubato il computer di Alpe Grill, era quella volta lì, secondo me. Sì. E vabbè, allora ci guardò un po' e ci disse: ma voi siete mezzi famosi. Mezzi. mezzo io, mezzo lui. Di due ne facciamo uno. Eh sì, perché ormai siete un'identità unica. Siamo in Datura. Sì. Siete in Datura. Da quando facciamo i DJ, lo facciamo più musici. Prima c'era lo show, portavamo insieme, c'era una cantante, altre figure. Adesso anche uno dei due va, ci alterniamo. E abbiamo anche questa formula per essere ancora più ovunque. Nei locali dice: ma chi ci sarà dei due questa sera? Ma il bello è quello, che c'è sempre una bella sorpresa, perché comunque anche nella selection musicale siete diversi comunque, quindi anche questo è il bello, cioè siete un'unica chiave, però si sente quando c'è uno piuttosto che l'altro, devo dire, avendo visto i vostri set entrambi. Sì, li ho visti entrambi, giuro, tutti comunque e due. Funziona così, noi abbiamo una pre-produzione di tutto quanto che facciamo qui dove siamo adesso in studio, anche perché la roba che sentite nei set è tutta ritoccata in chiave storica, perché sennò c'è un problema, che è la mentalità delle serate per i vecchi, per i reduci, no? Che bisogna andare col vinile perché sennò non sei fedele al tempo, così. In realtà la chiave è proprio trovare la chiave per raccontare quella storia lì a quelli di 20-25 anni, se no non funzionerebbe. Se no fai la spettacolo, quei fazzoletti, poi ballano un po', si stancano, sono acciaccati. No, al Magnolia non ci sono quelli di 50 anni. Eh no, no. Di 20, anche perché anziché pezzi da 90 si chiamerebbe Boomermania, invece non è così. Sono le serate anni 70, 80, 90 e 100. Sì, sì. Se tu non trovi una chiave per far leggere a quelli che ti vengono a sentire secondo il loro sentire, capito? Quindi la musica deve essere, dico, cosa più corta,
deve essere, deve suonare meglio di come suonava allora. Se fai questo due vinili è impossibile perché non hai editing. E noi facciamo continuamente questo lavoro e continuamente anche la produzione di bootleg d'epoca, che non c'entrano, perché non so, per noi abbiamo fatto dei bootleg di pezzi degli 883 perché le consideriamo delle canzoni generazionali che ci piace mettere perché la gente le canta, si abbraccia quando le sente, ma non esistono le versioni da suonare. Allora o metti gli originali come farebbe chiunque, ma i Datura non si accontentano e si producono i bootleg. Bellissimo. Noi siamo partiti con questa avventura, la prima cosa che ci siamo chiesti era come dovevamo suonare, se il vinile, il CD, col computer, e non abbiamo avuto dubbi, perché il problema nostro era andiamo ospiti nei locali dove c'è il DJ Reg che suona le cose prodotte negli anni 2000, no? Che suonano con una dinamica particolare, e tu devi suonare, non so, perché corona col vinile che sei qua di volume, non era possibile, per cui tecnicamente abbiamo e questo non avevamo il freno che hanno tanti DJ di essere legati al supporto. Ma noi non abbiamo il dramma di non suonare il vinile, anzi per noi il vinile come produttori è sempre stato un dramma, perché tu davi all'epoca davi il master, il tuo DAT lo davi, arrivava la lacca da Milano e tu dicevi ma dove l'ho messo il chart? Cazzo, non c'è più il basso. L'erba del diavolo, se la senti dal DAT, non suona come nel vinile, ovviamente. È certo. Facciamo una provocazione, detto da chi l'ha subito a lungo, il vinile suonava di merda, si può dire, una professione rossa, si può dire perché è vero, è verissimo, poi diventava tutto uguale. Sì, è vero. Io ho acquistato due settimane fa in Fiera di Senigallia un vinile degli FL65, contentissima di questo acquistone, arrivo a casa, lo metto sul piatto e mi ha delusa, ma non per gli FL65 che adoro, mi ha delusa perché il suono, cioè, non rende, ragazzi, cioè, infatti ho detto ma sarò io che non lo so, però non rende, effettivamente è vero. No, la dinamica era un'altra, ma poi si sporcano subito, cioè dovresti avere un impianto esoterico di migliaia e migliaia di euro, una stanza particolare, poi appena lo suoni è già rovinato. Certo. Non abbiamo questo attaccamento al vinile. Io proporrei comunque delle compilation con i vostri set rivisitati dai Datura. Cioè, questa cosa non me la dovevi dire, Stefano. Lo facciamo esclusivamente per suonare le cose che vogliamo noi, anche perché noi vogliamo suonare cose che suoniamo solo noi. Certo. Questa è una lezione che da lontano ci insegna il nostro amico carissimo Gigi, che addirittura fa set con solo sue produzioni, capito? E si riproduce anche lui. E che speriamo di rivedere presto in pista. Sì, perché non sta bene, ma adesso speriamo che sia bene. Speriamo, infatti. Lui, a me personalmente, ma anche a Ciro, abbiamo fatto qualche anno fa diverse cose assieme. Con alcune delle sue massime, devo dire, ha spiegato tante cose. Ma tra l'altro anche Gigi D'Agostino mi diceva, un mio amico producer che si chiama Stefano, mi diceva che negli anni 90, a fine degli anni 80, Gigi D'Agostino produceva dischi metal. Questo non lo sapevo. Infatti, io di Gigi ho tracce a metà degli anni 90, e quando era nel mondo, sì, perché lavorava all'ultimo inverno, sì, nel mondo di tendenza progressive torinese. Sì. E faceva le voyage, faceva quelle cose lì. E, tra l'altro, una cosa divertente, che quando Gigi fa bla bla bla, sì, un pezzo con la voce è campionata da un disco rock, di cui adesso non ricordo il nome, e lui ha fatto quel taglio meraviglioso, che se senti bene l'originale... Un brano funky, sai? Non lo sapevo. E lui fa un lavoro pazzesco, perché non lo riconosci, prende questi frammenti e fa una melodia in qualche modo. Lo chiama bla bla bla, e questo ci ha detto lui, la cosa si è fatto un piacere enorme, perché è in onore praticamente di un nostro disco del 91, che è proto Datura, che si chiamava Duri. Noi facciamo una versione, tra l'altro, era un disco che producemmo con Albertino e Molella, si chiamava Carico Carico Carico, c'era una voce di Vasco Rossi che diceva sta roba che avevamo ottenuto per via Traversa. Bellissimo. Una versione stranissima col compianto di DJ Ricci, che poi partecipò attivamente a tutte le prime produzioni di Datura, assieme al DJ Cirillo,
facciamo questa versione che si chiamava Bla 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 Blitz, perché era già trance, non lo sapevamo, ma noi ci andavamo a ravanare in quel mondo lì, i dischi che arrivavano, perché all'epoca non è che sentivi su YouTube. Certo. Parlava Cirillo dalla Germania, dall'Inghilterra, con le White Devils, senti cosa esce, così. E avevamo questi canali di informazione. Noi avevamo fatto l'etichetta trans record. Noi avevamo fatto prima di che esistesse la musica trans, noi facevamo la trans record. A sapere perché. Pensa a te. A sapere. Pensa a te. Ma precursori di un sacco di cose. Secondo me voi e Gigi D'Agostino siete davvero stati e siete tuttora precursori di un sacco di mondi. Tra l'altro su Twitch ci scrivono: ma nella dance però non ci sono testi importanti. Aia, attenzione, questa è una provocazione. Non lo so. Noi i contenuti li abbiamo messi. Noi abbiamo sempre cercato di mettere i contenuti. Ma dopo... Beh, sai, un po' come il discorso della... Per molti ci sono, anche nel metal, banalmente, ci sono tante band che parlano di occulto, per molti l'occulto è niente, e quindi bisogna vedere per chi ascolta che cos'è il tutto e che cos'è il niente, no? Penso. Se proprio vuoi dei contenuti profondi, ci sono sempre i libri, che si possono sempre leggere. Si può lì. La cultura si trova nei libri, in effetti. No, anche la musica, però non è sempre, insomma, non è che tutti fanno i cantautori, non è che tutti hanno questa esigenza. Non me la sento di dire che se tu dici se parli solo d'amore, allora non è contenuto. Non so, non vuol dire che una cosa è migliore o peggiore, capito? Torniamo sempre lì. Torniamo alle tifoserie ultra. Sì, infatti, che non hanno senso. E questa intervista, appunto, io volevo iniziare la diretta dicendo: perché Niva intervista Datura? Perché, appunto, perché non vogliamo scadere in questi argomenti da bar, cioè, nel senso, non è, lasciamo perdere tutte le barriere che alcuni puristi si mettono, no? Si automettono, perché nella musica veramente non ha senso la barriera, non ha senso. Poi, come dice Pino Scotto, la musica si divide in due categorie: la musica fatta bene e la musica fatta di beep, che non si può dire. Quindi questo è il concetto, cioè quando la musica è fatta bene, secondo me è bella in tutte le sue forme, a mio parere, ovviamente. Abbiamo ulteriormente tranquillizzare gli scettici rock che ci guardano. Qua in studio abbiamo due Fender Stratocaster, una di Stefano, una Gibson di Diavolè, c'è questo. Ecco, tra l'altro Ciro, tu la musica anche noi. Tu, Ciro, suoni ancora la chitarra? No, io ho smesso la chitarra, io sono stato, dopo ho cominciato a fare un percorso più da produttore, nel senso che non ho, sì, la so suonare perché comunque suono ancora la chitarra, però non ho questa cosa di... Non è più il feticcio. No, non ho più questo... Ogni tanto la tiriamo fuori, l'abbiamo tirata fuori per mettere la chitarra nei dischi, per far cose. Ecco, ha fatto quella produzione con l'amico Testoni di Schianto, Dandy Bestia. Dandy Bestia e John Sorghera. Ci siamo divertiti tantissimo. Adesso non so quando uscirà, eccetera. Abbiamo fondato una fantomatica band che si chiama Fernet Underground. Bellissimo! Tra l'altro sono entrambi amici di Rocker TV, quindi, cioè, sarebbe bello avervi qui un giorno. Sì, poi organizziamo tutti quanti. Dai, volentierissimo, così facciamo magari anche un set live. Sarebbe molto bello. Lo racconto perché poi comincerà a ci riuscirà. Fabio, Denti Bestia, aveva degli inediti di Freak Antoni che quando è scomparso ha lasciato a lui. Così uno di questi ha detto: ma perché non facciamo un'operazione del genere? E questo brano si chiama Fracassone con la K. Perfetto stile Freak Antoni, schiaccio. È un tista, è un inedito, l'abbiamo fatto, noi abbiamo messo un po' la parte elettronica, John l'ha cantato. Bellissimo! Prima o poi speriamo. Sono stati giorni di un divertimento unico. Sì. Dai, allora vogliamo saperne di più di questo brano, è una promessa. Sicuramente.
Veniamo tutti quanti. Va bene, allora vi aspettiamo qui a Rocker TV. Vi volevo fare l'ultima domanda, poi vi lascio andare. Vi avevo detto 20 minuti e vi ho sequestrati come immaginavo. Ahimè, scusatemi, 40 minuti. Volevo chiedervi progetti futuri, a cosa state lavorando? A parte a questa chicca che ci avete appena detto. Ma noi siamo presi da questo racconto su quella decade che abbiamo vissuto con grande fortuna. Abbiamo dei programmi radio, che, tra cui uno legato esclusivamente al periodo techno-trance, quel mondo lì, che si chiama Rememo. Con la voce del principe Maurice, che è un personaggio... Ah, ma che radio si può dire? Posso chiedervelo? Allora, We Love the 90s va in onda, che è il programma, diciamo, più dance, tra virgolette, sì, perché sono diverse radio italiane e Radio Studio più Ibiza. Ok. Adesso, se me le ricordo tutte, sono Shake It in Piemonte, Millennium in Lombardia, e Radio Studio più Ibiza, che è Studio più Ibiza, va in onda Radio Stop in Toscana, va in onda in due radio in Sicilia, che sono Radio Special, Radio Action, va in onda veramente lo stage del gobbo, no, niente gobbo. E poi spero di non dimenticare, Radio International / Polvere di Stelle in Emilia, e poi spero di non dimenticarne altre, che non si offendano i nostri no. Anche questo programma che si chiama Rememo, fatto con il principe Maurice. Tutto questo va anche in streaming su Mixcloud. Ok. Nuovo canale d'attura. Ogni settimana c'è una puntata nuova. Cioè, poi tra l'altro siete super attivi sui social, quindi io invito chi ancora non lo fa a seguirvi, perché insomma condividete tutto quello che fate, quindi si può trovare tutto su, soprattutto sul profilo Instagram, se non erro, giusto? Instagram, su Facebook sono praticamente duplicati i contenuti per quanto possibile. Questa cosa del Mixcloud, basta, adesso andrò a casa e ascolterò. Quindi 400 puntate di ognuno. Ascolta Rememo, che forse ti piace, è un bel viaggio. C'è sempre anche, si apre sempre con dei brani di musica elettronica vecchia. Interessante, è interessantissimo. Poi la voce del principe Maurice è meravigliosa. No, assolutamente. No, veramente è stato bellissimo. Io chiuderei l'intervista con questa foto fantastica. Spero. Stavo guardando il comunichetto, il Nokia. Scusami, scusa Ciro, ma dovevo farlo. Dovevo mettere questa foto perché. È quella che fece Stefano, perché diciamo, perché eravamo lì, perché stavamo facendo i primi incontri per Summer of Energy, il disco che facciamo assieme nel 2004 con Gigi. Bellissima, infatti ha di foto iconografica e dovevamo per forza mandarla prima della fine di questa intervista. Io non c'ero, ma foto by. Certo, tu sei, esatto, tu sei il fotografo presso me stesso, no, di oggi. Credo fatta con un telefono LG, perché parliamo di epoca pre-smart. Infatti Ciro, che il più moderno, c'era il comunichetto, perché per affare della notte, che anche io. Gigi ce l'aveva, anche Gigi ce l'aveva. Bellissimo, io vi inviterò di nuovo, sappiatelo, noi verremo volentieri. Veramente, a parte il brano che voglio, mi piacerebbe ascoltare qui in studio insieme a voi, però veramente è stato un piacere, grazie, e spero di riavervi presto qui, perché ho ancora tanti temi da trattare con voi, secondo me, quindi sarebbe veramente un piacere riavervi all'interno di Nivella 2000. Niva, ti è venuto in mente una cosa per salutarci, sì. Io c'è una donna dritta per i tuoi set, se vuoi... Sì. Se vuoi impietrire i tuoi ascolti, il tuo dance floor, io l'ho fatto una volta a Magnolia d'estate, sono rimasti gelati. C'è una cover di Smells Like Teen Spirit di Nirvana, che non è proprio una cover, forse è un remix fatta da un personaggio. Ci senti? Certo, sì, sento benissimo. È scomparso il video. È legato al mondo psytrance, un israeliano, si chiama Scazzi, uno che mette tutte le chitarre. Vai a sentire. Nirvana Smells Like Teen Spirit remix by Scazzi. Sarà fatto. Sarà fatto. Galattica. Sarà fatto. Però io gelai il dance floor del Magnolia, nel pendolo.
Fa niente, lo fa, ma io amo congelare, impietrire le persone. Io passo da death metal ai Nine Inch Nails e poi torno sui Nirvana, quindi figurati, guarda, io adoro impietrire tipo Medusa, quindi ma grazie per il consiglio, Stefano. Sicuramente ti richiederò come si chiama l'artista, perché è una memoria a brevissimo termine, non sono brava come te, però grazie. Grazie, grazie a te. Grazie mille, vi mando un abbraccione da qui e a prestissimo. E viva Idatura sempre. Ci vediamo al Magnolia. Bambino, dove ti pare? Vieni quando vuoi. Grazie mille. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Ciao. Allora, io chiederei alla regia di rimettere un attimino la foto con Gigi D'Agostino e Ciro dei Datura. Grazie di nuovo ai Datura. Bellissimo, questa foto è, mi fa ben sperare, insomma il mio sogno è di rivedere in console i Datura e Gigi D'Agostino, che spero, insomma, gli auguro una prontissima guarigione, perché Gigi abbiamo bisogno di te, la musica ha bisogno di te. Ma è arrivata la nostra Aska! Yeah! Ciao a tutti! Aska, perdonami, ma io dovevo per forza fare tutte queste domande agli amici Datura. Hai fatto bene, io ho ascoltato con interesse, anche perché anche io volevo sganciare questa bomba che ascolto musica dai Metallica alla Carrà. E certo, mi piace tutto quello che c'è di mezzo, è bellissimo ascoltare la musica in questo modo, soprattutto quando pulisco casa, che metti playlist a caso, ti parte tutto questo rumore di Raffaella Carrà, sì, poi parte, sì, Enter Sandman, sì, per poi tornare a... Sì, secondo me i miei vicini pensano che io sia bipolare, va benissimo così. Ma va bene, pensate pure ciò che volete, ma infatti se no non saresti mia amica. Ma quindi, a proposito, dici un po' cosa, chi cazziamo oggi, dai? Allora, oggi non cazziamo, oggi faccio una dimostrazione di come si fa una cosina, perché vedo che molte persone mi dicono: ah, io a parte farmi la coda non sono capace di fare nient'altro. Allora... Allora adesso io ti insegnerò, vi insegnerò a farvi la treccia a spiga o a spina di pesce, che secondo me è molto bella, e in più durante la giornata quando si sfa un po', io la chiamo un po' da contadina sexy. Quindi adesso io tolgo tutte queste cosine, purtroppo. Siamo deviate, volerci bene per come siamo, perché anch'io, io sai che quando faccio una volta ho fatto le trecce quelle da boxer, mm-hmm, ma ovviamente non le ho fatte io, me le sono fatte fare, e mi piacciono di più quando erano un po' sfatte perché sono più morbide, sì, sono più fighine. Anyway, allora, come farvi la treccia a spina di pesce o a spiga da soli? Semplicemente vi portate i capelli nella parte interessata, e mi girerò un po' di qua così almeno vedete i movimenti che faccio. Quindi questa è la parte interessata, perché ve la fate cadere lateralmente. Questo è l'unico modo che io posso farvela vedere con i miei capelli. Quindi vi dividete la sezione in due. Tutto quello che dovete fare è, con le ditine, prendere una parte esterna dalla sezione, mm-hmm, girate, fate questo colpo così e la mettete in mezzo, praticamente. La stessa cosa la fate di qua, con il ditino prendete un'estremità, date il colpo e la mettete in mezzo e gli fate far parte dell'altra coda e continuate sempre così. Perfetto. Prendi, intanto c'è soldato Ryan e metti in mezzo. Tra l'altro io non mi sto nemmeno guardando, quindi tu mi dovrei dire se dalla telecamera si vede tu. Io sto guardando dalla telecamera. Pensa quanto sei io mi immagino Ciro e Stefano dei Datura che adesso stanno guardando questo momento di TV verità, diranno: ma che cazzo, bellissimo. Allora, quindi vai, prendere sezione, sì, dall'estremità e metterla in mezzo, sempre col dito indice che vi viene più facile. Sì, quindi andate decisi, prendete sta sezione, colpo di polso girato e la mettete in mezzo. Ogni tanto la mano che resta libera, perché vi siete appena passati la sezione sulla la ciocca nell'altra, sì, tirate giù, pulite il piano di lavoro, perché sennò viene una schifezza. Ok, quindi in questo caso, perché sennò i capelli che voi portate dall'altro lato, c'è qualche capello che magari si sente in dovere di andare, non deve andare, quindi invece, certo, lo tirate giù. Quindi cioè, io questa roba qua neanche sugli altri riesco a farla, lei se la fa su se stessa, senza neanche guardarsi, senza
senza guardarsi. Man mano che andate giù, adesso io penso che con la colorazione che ho si veda un po', sì, sì, blu, nero, che vi fanno un po' vedere. No, no, si vede, si vede. Chiediamo anche agli amici da casa, ma guarda, sono in una postazione qui, sto allora, guardando dappertutto, Facebook, ovviamente, Twitch. Questa treccia, più avete i capelli scalati e più purtroppo ci saranno delle parti che sembrano doppie punte, esatto, andranno fuori e sembrerete degli abeti. Bellissimo, non vedevamo l'ora. Invece più il capello è pari e pieno e più la treccia risulterà pulita. Tra l'altro intanto ne approfitto per salutare Stefania che ci saluta e dice che siamo bellissime in qualsiasi versione. Grazie Stefania, sei sempre troppo buona. Sempre troppo buona. Questa praticamente non è nient'altro che la treccia a spina di pesce e potete fare anche questo, cioè la rallentate un po'. Certo. Rallentate un po' in modo da farla venire fuori, come ho detto prima, un po' da contadina sexy e secondo me anche un po' più bellina da vedere. Poi vabbè, durante la giornata si consuma e quindi sarà. Ed è molto molto carina. Sarà che la contadina sexy, bella, no, bella è bella, in video rende, amiche e amici da casa, cosa ne pensate di questa treccia chiamata da Aska contadina sexy? È una cosa molto veloce in realtà, perché ripeto, ci sono tante persone che dicono non sono capaci di fare niente e questa qua è la cosa più facile del mondo. Solo due code invece che tre, perché so che con le mani aiuto dove le metto. Certo. Da una parte all'altra, semplicemente. Non c'è niente di più facile. La prima volta sicuramente vi verrà uno schif. Vedrete che dalla seconda penserete, quindi dividere, prendere con l'indice deciso e mettere in mezzo. Okay. Sempre così. Guarda che poi che c'è l'ultima puntata di Nivella 2000, vi interrogo, eh. Ah, ecco. Io sono già perso, ho fallito già in partenza perché Così vi vedo. Con le trecce proprio ho un bruttissimo rapporto perché poi mi dimentico, ma poi è meglio farla a due o a tre? A due questa qua, praticamente, a tre è la classica treccia normale, che poi si può fare sia mettendo l'intreccio sopra che l'intreccio sotto. Se l'intreccio è sotto, la treccia viene più bombata, viene un po' più piena. Se invece è sotto, è un po' più magrina. Quindi il mio consiglio è, se avete i capelli fini come i miei, che sono quattro peli, se la fate da sotto, che viene un po' più cicciottina, rende meglio, che sembra che avete più capelli. Dobbiamo chiudere. Perfetto, benissimo. Quindi Aska, oggi non è cazzato nessuno, oggi non mi sembra nessuno, incredibile. Vero? Oggi sono tranquilla, mi sembra non abituatevi. Infatti, preparatevi perché settimana prossima, se questa settimana è stata cheta, settimana prossima sono Mina. Esatto. Verrà qua bella e già bella già carica. Va bene, io più TV web dice io amo Aska. Attenzione. Ustia. Attenzione. Dichiarazioni d'amore live. L'ha riscritto anche più grande. Ok. Amo Aska e l'abbiamo capito, grazie. Benissimo. Non so chi tu sia, palesati. Palesati, così possiamo vedere un attimo di fare da Nivella 2000 a Stranamore 2.0. Infatti, ma come si risponde in TV a una persona che ti dice che ti ama? Grazie. Grazie. Posso dire un po' come nella scena. Oh sì, che Marissa diceva a, come si chiamava, Ryan, il personaggio. Sì. Ti amo, e lui grazie, con la pacca sulla spalla. Ecco così. Grazie. Ci dispiace per l'amico più TV web, dice sono chef ex wrestler. Attenzione. Ecco. Però ci serve una referenza anche fotografica. Va bene, su questa dichiarazione d'amore vi ringraziamo per essere stati con noi quest'oggi. Ringraziamo nuovamente Idatura e io ringrazio Aska che tutte le settimane è qui a darci consigli. Adesso vado a provare a fare la treccia mentre c'è Yuk Tok. Guarda che ti guardo, No, ma io adesso ci mettiamo lì e mi fai vedere che cosa hai imparato, se sono stata chiara soprattutto, no, perché guarda. Sapere che voi avete capito quello che io vi ho detto è un modo per me per capire se sono stata chiara. Non perché sono scema, non riesco a farlo. Guarda, tu sei stata chiarissima, ma io anche solo lontanamente sembrare una di quelle che emula Mercoledì Addams perché è uscita la serie di Tim Burton, anche no. Quindi le trecce l'anno prossimo, tra una stagione, va bene, va bene. Aska. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo settimana prossima. Ciao!